Custozza, andiamo. Allora raga, mi viene da ridere, siccome questo sentiero almeno per il momento non è segnalato tanto bene, ci sono due segnali in croce, ho dovuto chiedere alla gente del luogo, ne ho trovati un paio per strada, sono molto caratteristici, simpaticissimi e disponibilissimi. Oh, finalmente adesso vedo un segnavia qua, un segnale, finalmente, perché dalla chiesa qua ne avrò trovato uno solo, finalmente. Ecco qua, vediamo dove mi indica di andare, e mi indica di andare praticamente su di qua, questo è il segnale. E invece no raga, perché adesso che leggo bene mi dà piazza 25 maggio, e la piazza 25 maggio è da dove arrivo io, quindi immagino invece che devo andare sempre dritto di qua. Mi sa che questo tratto di sentiero è sia l'andata che il ritorno, però non l'ha segnalato bene. Mi spiace, devo tirare le orecchie all'amministrazione comunale. Finalmente mi sono fermato, adesso sto registrando un time lapse sperando che ne esca qualcosa di buono, quindi nel frattempo bivacchiamo, quindi ne approfitto per riposare e mi guardo un po' attorno. Credo di essere arrivato più o meno a metà percorso del tamburino sardo e che dire, stay tuned. Buttei, sapete che vi dico, nonostante la defiance iniziale, questione cartellonistica o segnaletica, comunque è tutto organizzato abbastanza bene. Il percorso è itinerante perché, ripeto, il tragitto passa e supera tutte le aziende vitivinicole locali e quindi si sono tutti organizzati per la vendita del vino qui in loco. È organizzato tutto veramente molto molto bene, molto bello, da prendere spunto, sicuramente da prendere spunto, perché è fatto molto bene. Raga, sono arrivato al monumento, questo è il famoso monumento che ci sta
in cima al cucuzzolo. Andiamolo a vedere. Tra poco queste gemme diventeranno uva e l'uva diventerà vino e noi ce lo berremo tutto quanto e di gusto. Raga, siamo quasi arrivati alla fine, ci manca poco, perciò è giunto il momento di tirare le somme. Oggi ho camminato 11 km, almeno questo è quello che mi dice l'applicazione che utilizzo, però c'è un però, mi sono dimenticato due volte di avviare l'applicazione mentre l'avevo messa in pausa. Quindi sicuramente di questi 11 chilometri bisogna aggiungerne almeno altri due chilometrini li ho persi, quindi alla fine della fiera diciamo che a grandi linee il giretto di oggi è stato di 13 chilometri. Il dislivello, come dicevo all'inizio, è di quasi 200 metri e ho camminato quasi 4 ore. Tenete presente però che io ho fatto foto e video, perciò questo mi ha rallentato un sacco. Sapete bene che fare foto e video, almeno chi è uscito con me qualche volta, sa che mi porta via parecchio tempo, quindi sulla tempistica si può sicuramente migliorare. Se venite qua a farlo scialla scialla, sicuramente potete solo che migliorare il mio tempo. Per il resto, che dire, io oggi ho fatto sia la Cammina Custozza più il tamburino sardo. Tra i due ho preferito il primo. Il primo è stato molto bello, molto panoramico e devo dire che ha un quel tocco in più che non so, mi è piaciuto di più. Mentre il tamburino sardo è un giretto molto più grezzo. Poi la differenza tra i due è che il territorio che attraversa il tamburino sardo è più vocato alla coltivazione di kiwi, mentre il territorio che viene attraversato dal primo trekking della Cammina Custozza invece ha una vocazione più vitivinicolo. Questi sono insomma le due differenze che balzano sicuramente subito all'occhio, perciò è ovvio, viene da sé che il paesaggio cambia, muta. Il panorama è diverso, però sono comunque entrambi belli. E ripeto, io preferisco il primo perché mi è piaciuto di più, ma anche il tamburino sardo non è male. A livello tecnico è pressoché zero, serve zero tecnica per venire a camminare qua. È molto semplice, consigliato a tutti, anche ai bambini. Oddio, non troppo piccoli, insomma devono camminare. Se mi chiedete del passeggino vi dico che certi tratti si possono fare, altri no, quindi evitatelo. E basta, questo è il tutto. Quindi ragazzi miei, solite cose. Pollicione all'insù se il video ti è piaciuto, mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale. E se il video ti è particolarmente piaciuto e vuoi farmi felice, beh, lo puoi anche condividere con le tue cerchie. Perciò, ragazzi miei, adesso gambe in spalla e pensiamo alla prossima avventura. Ciao!